Buonasera a tutti, siamo in diretta con Cosimo Massaro, scrittore ed esperto di politiche monetarie. Ciao Cosimo. Ciao carissimo Daniel, è da un po' che non ci vediamo, mi fa solo piacere come sempre stare con te, saluto te e tutti coloro che ci stanno guardando in questo momento e che ci guarderanno anche in futuro. Questa diretta infatti resta registrata, condividetela con il link che mettiamo nei commenti perché le condivisioni sono fondamentali per diffondere queste importanti informazioni. E per essere sempre aggiornati sulla nostra libera informazione indipendente, iscrivetevi al canale YouTube, cliccando sul tasto iscriviti e attivando la campanella per ricevere tutte le notifiche. Mettete anche il like a questo video. Allora, Cosimo, dopo la Vai. tornata elettorale del 25 settembre, le varie leadership del fronte del dissenso sono crollate tutte, manifestando una grande debolezza interiore. Ma guarda, hai cominciato questa puntata con un grande incipit. Mi fa piacere. Sì, diciamo, sono cadute ulteriori maschere a parer mio, tanti hanno fatto un mea culpa e tanti altri no. L'importante è in effetti che tutto ciò che ci accade deve servire sempre ad insegnarci qualcosa. Ecco, tutto questo serve sempre ad insegnarci qualcosa se ne sappiamo cogliere fra le righe, sappiamo cogliere che cosa è accaduto. Troppi egoismi, troppi egocentrismi sicuramente, si sono commessi tanti errori. Io comunque da marzialista abituato a combattere quando stai diciamo sul ring, ho portato avanti diciamo un qualcosa in cui credevo in quel momento, nel senso portare linfa vitale nel dire almeno qualcuno all'interno lo dobbiamo collocare, nonostante tutti gli errori fatti e tanto lavoro fatto per cercare di unire tutto quel mondo del dissenso. Sta di fatto che dopo comunque è andata così, è andata in questo modo, pazienza, abbiamo tra virgolette perso tutti. Sia dagli astensionisti, sia da chi voleva far entrare necessariamente qualcuno come noi, chi voleva solo per arrivismo magari entrare per poltrone. Cioè, quindi ci stiamo tutti in questa cosa, perché oggi non abbiamo nessun rappresentante all'interno, diciamo, di quel carrozzone politico della partitocrazia. Va bene, sarebbe stata una vedetta, non ci avrebbe garantito nulla. Sta di fatto che le cose sono andate così, oggi necessariamente ci tocca fare ammenda, capire gli errori e ripartire nella nostra battaglia contro un sistema che sappiamo globalista e che mira a raggiungere attraverso il suo potere distopico la società che noi aboriamo, voglio dire, che ne abbiamo parlato tante volte in queste nostre puntate. Quindi comunque ripartiamo, cerchiamo sempre di trovare il lato positivo di ogni cosa. Ripeto, ulteriori maschere anche sono cadute, tutti i partiti si sono dissolti, cioè si sono sciolti, si sono proprio, come dire, squagliati come neve al sole. E tanti stanno riprendendo la loro strada. Io la fantastica comunità di Ancora Italia che ho frequentato per 2 anni come comunità è rimasta comunque integra e sta andando avanti, ma anche conosco anche molto bene tutta la buona parte della comunità, anche del Movimento 3B, che comunque erano bellissime persone, ma di tanti altri partiti, voglio dire. Quindi non si può fare di tutto un erbo un fascio. C'è tanta comunità che all'interno ha lavorato bene, credendoci per bene. Poi tanti leader, chi in buona fede, chi in cattiva fede o chi perché ha commesso degli errori, comunque si sta pagando lo scotto di quello che si è fatto. Quindi bisogna prenderne atto, voglio dire, se non si è raggiunto un obiettivo. Chi non ne ha voluto prendere atto e sta andando avanti come un treno nel suo egocentrismo, secondo me sta commettendo uno dei più gravissimi errori che possa commettere, perché perseverare è diabolico poi alla fine negli errori, e bisogna fare un passo indietro quando è, e rimetterci, come dire, sul tavolo e ridiscutere. Pazienza, andiamo avanti e la cosa che dico, non perdiamo mai l'entusiasmo, tutto serve a rafforzarci. Come diceva il grande professor Auriti, siamo destinati a vincere perché questa battaglia porta con sé la forza della verità. Grande Auriti, mi fa piacere tantissimo che tu l'abbia citato. Ecco, con questo spirito noi dobbiamo affrontare questa battaglia, perché la portiamo avanti con la forza della verità. Le battaglie che stiamo portando hanno in sé la forza della verità. Non sta a noi ora decidere quando si attueranno, quello spetta solo al Padre Eterno. L'importante è che noi tutti facciamo quello che facciamo con intento puro, cioè con il cuore puro. Ci crediamo
in quello che facciamo e lo portiamo avanti. Tutti noi possiamo anche sbagliare a volte, l'importante è capire che magari si è commesso un errore in buona fede sicuramente. E Lorenzo scrive: grande Cosimo Massaro, l'unico che voleva veramente l'unità del popolo del dissenso. Grazie di cuore a Lorenzo, ho lavorato sempre per questo e continuo a lavorare, ma non per questo non dobbiamo fare di tutto nel buon fascio anche di tutti coloro che hanno creduto in quella battaglia delle elezioni. Intendiamoci, perché nessuna strada è completamente giusta. Sicuramente anche quella non lo è stata mai, perché sappiamo che tutto il sistema partitocratico e anche nelle regole del sistema inserite dai globalisti, noi stiamo giocando con le regole loro e lo sappiamo, stiamo giocando con delle regole falsate di una falsa democrazia. Però queste sono le regole attualmente e dobbiamo cercare di muoverci attraverso quelle regole e attraverso soprattutto le regole della vera battaglia, che è quella culturale e spirituale. Cioè, lì poi dobbiamo operare per conto nostro, principalmente in maniera singola, cioè perché la battaglia è principalmente singola di ognuno di noi, ogni anima incarnata, e poi la dobbiamo manifestare nella società, nel bene comune. E poi cosa significa? Significa operare nel mondo lavorativo, operare nel mondo anche della politica, ma la politica è anche quella che stiamo facendo noi oggi, è chiaro? Perché l'accezione solo negativa di tutto ciò che è politico è anche parte di quell'ingegneria sociale voluta per distruggere appunto quella vera politica che si deve e deve necessariamente fare una persona impegnata nel sociale. Quindi è normale che il 5 Stelle, per dire, è stato l'ultima tappa della distruzione di quella vera politica. Hanno fatto salire la mediocrazia, hanno fatto salire i mediocri, hanno dato spazio a degli slogan che non valevano nulla per distogliere l'opinione pubblica da delle faccende vere oppure far credere delle cose inesatte. Cioè l'uno vale uno è una colossale balla, non esiste l'uno vale uno. Esiste un sistema organico dove ognuno di noi ha delle peculiarità diverse rispetto all'altro. Quindi il professor Auriti, che ribadisco sempre, varrebbe mille volte più di me se fosse qui. Io mi auguro di portare avanti almeno un decimo del suo pensiero, chiaro? Quindi magari io posso avere un altro ruolo. Sicuramente la cultura che aveva il professore, anche l'elevazione morale che aveva il professore, magari mi auguro di raggiungerlo e di averlo come riferimento. E basta, però dobbiamo capire che l'uno vale uno. Io uso un francesismo, l'uno vale un K, puntini puntini. Cioè, non esiste, ricordiamocelo, cioè, siamo tutti fondamentalmente importantissimi in una società, in un sistema organico, e quindi quanto è importante, per dire, il ruolo di un contadino, tanto è importante il ruolo di un grandissimo professore. E anche qui insegna il professor Auriti, lui diceva sempre: io sono un contadino che per hobby ho voluto fare il professore universitario. Cioè, è chiaro, quindi tutti siamo importanti, perché il contadino, se non coltiva la terra e coltiva i frutti, e il professore non mangia. Però dobbiamo capire che ognuno di noi ha delle peculiarità più adeguate rispetto ad un altro. E quindi cosa fare? Essere orgogliosi e amorevoli nei confronti di coloro che hanno delle peculiarità magari più emancipate rispetto alle nostre, indipendentemente dal piano di lavoro. Cioè ognuno ha il proprio talento da sviluppare, perché quel talento di ogni anima incarnata sarebbe, come dire, quella benedizione data al Padre Eterno. Cioè noi dobbiamo essere grati a tutti coloro che hanno dei talenti magari più sviluppati rispetto ai nostri, e non essere invidiosi, non essere o cercare di abbattere l'ego di un altro per esaltare il proprio, o la peculiarità di un altro per esaltare la propria. Ecco, questo è l'errore colossale che stiamo commettendo in questa odierna società basata sull'egocentrismo, e non dobbiamo farlo. Allora, intanto stanno arrivando già delle domande e poi le leggiamo, intanto continuate a scriverle, perché poi intanto verso la fine della diretta diamo spazio a tutti. Cosimo, veniamo un attimo all'attualità. C'è stato il Qatargate, con l'enorme risalto al fatto che tutte le tangenti siano state pagate in denaro contante. Lo schema è sempre lo stesso: si crea il problema, la reazione, si dà la soluzione per togliere poi in questo caso il contante di mezzo, come se fosse un problema. Si vuole far credere alle persone anche qua che il problema sia il contante. Caro Daniel,
da questa domanda credo che tu abbia letto anche una buona parte di un post che ho fatto in effetti in merito a questo. Io, quella è una parte solo di un intero articolo che ho scritto per Leonardo Leone. Io scrivo articoli per la sua mailing list. Appena sarà possibile lo pubblicherò anche sul mio blog per intero. C'era una prima parte che in quel caso, in quel posto, ho tagliato, e lì parlavo in maniera specifica appunto di questa parte, cioè del contante. Nella prima parte accennavo un'altra cosa, cioè come funziona sempre l'ingegneria sociale, no? Da notare, per dire, e vado brevemente dicendo, accennando qualche cosa, no? La denominazione della colossale truffa o delle colossali tangenti che sono state pagate, no? A livello europeo, l'hanno denominato Qatar Gate. Già la mente umana, perché vedi, il male si riesce a inferire, a instillare nella nostra mente le proprie azioni, e come dire, la mente mente spesso, cioè attraverso la mente ci dominano. E se non la sappiamo gestire, rimaniamo incastrati negli inganni che il sistema vuole. Qatar Gate, uno legge Qatar Gate, te lo dicono in tutte le TV, in tutti i mass media, e uno pensa al Qatar, immediatamente la mente ti va al Qatar. Non hanno utilizzato il termine come sarebbe stato giusto utilizzare, Europa Gate. Cioè, l'Europa non si doveva minimamente mettere in discussione, perché lo scandalo fondamentalmente è tutto europeo. Chi ha preso le tangenti sono altri parlamentari europei, è chiaro. Quindi bisognava distogliere già l'attenzione pubblica verso un nome che ti facesse come specchietto per le allodole, per distrarre dall'Europa che è intoccabile, perché l'Europa deve essere lì, immacolata. Primo punto, quindi ho accennato a questo ingegnere sociale. E poi mi sono soffermato su quello che hai detto ora. Problema, reazione, soluzione. Articoli di giornale, tutti, tabula rasa, fotografie gigantesche, denaro, malloppe, come dire, di banconote fotografate. In tutti gli articoli, a lettere cubitali, come dire, il denaro che col contante che viene, si pagano queste tangenti. Bene, vogliamo evidenziare che quelle tangenti pagate sono una cosa minima, cioè una sciocchezza rispetto alle colossali tangenti che vengono pagate e versate attraverso i paradisi fiscali. Ne vogliamo parlare? E allora, problema, reazione, soluzione. Problema, il contante. Vedete, attraverso il contante si riescono a pagare queste colossali tangenti. Guarda caso è uscito ora lo scandalo. Io poi, a pensar male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca, come diceva sempre Andreotti. Voglio dire, chissà se tutto questo scandalo non è stato anche voluto e pianificato, e magari messo nella direzione opposta, perché apposta in modo tale che al momento giusto dovesse uscire fuori. Non so se è chiaro quello, magari facendo pagare anche questo, incentivando, magari aiutando pure questo enorme scandalo, perché è un enorme scandalo, incentivando poi anche a farlo pagare con tangenti. E questi che sono capitati in mezzo, che magari voglio dire, sono vittime sacrificali, pedine che possono essere sacrificate anche apposta per questo gioco, per arrivare poi all'eliminazione del contante, perché l'eliminazione del contante sarà la nostra vera piaga. Quando, nel momento in cui non ci sarà più il contante, tutti noi saremo ulteriormente schiavi, dovremo utilizzare tutte le nostre forze per riuscire a rimanere liberi, perché se tu esprimi un pensiero che non va bene, clic, ti chiudiamo il tuo conto corrente, non ti potrai comprare più da mangiare, non potrai fare più niente se la pensi contro il sistema. Come oggi mi ha fatto click Facebook, perché ho accennato a un semplice dubbio, si sapeva, voglio dire, in merito anche a tutte queste cose, no? Il fatto che la von der Leyen, c'erano messaggi scritti con Pfizer, anche su WhatsApp, che non si sa nulla, no? Di questa cosa, sembra sparita, però bene o male sono uscite queste informazioni, per ora tutto tace lì. Io ho espresso questo pensiero, chissà se accadrà qualcosa, è stata indagata veramente la von der Leyen, si dice di sì, si dice no,
ma nemmeno indirizzando un pensiero convinto e deciso, è stata indagata la condanna, no, ponendo il dubbio, il condizionale, bene, Facebook con un clic mi ha chiuso, quindi sarò in punizione per un po' di giorni, non so quanti giorni. Ecco, così funziona, poi chi sta sopra attraverso il sistema elettronico ti chiude, come hanno fatto agli autisti canadesi, come tutti noi sappiamo, che manifestavano contro il periodo pandemico, come hanno fatto con Benedetto XVI, che l'oligarchia tecnofinanziaria usurocratica, l'usurocrazia, gli chiuse i conti Swift dello IOR, perché gestiscono loro queste cose, no? Quindi la banca dello IOR non è la banca più potente del mondo, è sfatato questo, questo concetto, mi auguro. E come hanno cercato di chiudere i conti al presidente Putin, chiudendo il circuito SWIFT, no? Solo che con Putin non ci sono riusciti come con Ratzinger. Ecco il dominio del globalismo, ecco il dominio luciferino che mira a controllare tutto e tutti. Il controllo è tipico del mondo luciferino, il controllo è tipico del mondo luciferino, l'ho ribadito due volte per far sì che penetri nelle coscienze. Il mondo voluto dal Dio creatore è un mondo libero, è un mondo che ti consente col suo grande amore anche di sbagliare. Ecco perché ci ha dato il libero arbitrio. L'amore più grande che poteva dare Dio era proprio quello del concederci anche di sbagliare. Non so se è chiaro. Problema, reazione, soluzione, tra l'altro lo abbiamo visto anche ultimamente con gli aumenti dell'energia elettrica, è il solito schema. Solito schema che era già partito da molto tempo prima, perché poi tutto si deve allineare a quel mondo green, a quel mondo verde, no? Che loro già hanno pianificato, e nei momenti in cui possono dominare una certa struttura energetica, magari la liberano per i loro interessi. Oggi magari vedi, ci fanno pagare tantissimo il diesel, addirittura più della benzina, quando il processo di produzione del diesel è molto più semplice rispetto a quello della benzina, una cosa assurda. Ecco, il diesel stava andando molto bene, inquinava molto poco ultimamente per come era fatto tecnologicamente. No, devono toglierlo, devono andare le macchine elettriche, grossa bufala, perché per produrre tutta quell'energia elettrica da dove la produrranno poi? Con le loro centrali nucleari? Non lo so, oggi stanno uscendo ad esempio ulteriori informazioni, sai, su quel fatto della fusione nucleare, no? Che sembra che ci sia, cioè, c'è anche un italiano dietro. Comunque tutte queste cose sono libere già da anni, nel senso libere, si sanno, si conoscono. E per giunta devo dire un'altra cosa, sai, cose che aleggiano, non ho le prove di questo, però l'Italia, dopo la resa di Cassibile, che ha perso totalmente la sua sovranità, ma non ci sono documenti in merito a questo, sto facendo di tutto per ricercarli, però ancora non si trovano documenti ufficiali di quella resa. Sembrerebbe che anche tutti i nostri, voglio dire, eventuali idee o eventuali come dire brevetti, abbiamo perso anche la sovranità sui vari brevetti ideati o ingegnerizzati nel paese italico, quindi non abbiamo questo diritto. Ecco perché poi ci chiediamo, ma tante idee fatte da tanti studiosi italiani, perché non riusciamo a svilupparle in Italia? Ecco, molto probabilmente dipende da quel fatto lì. Ecco perché gli studiosi, tanti studenti poi vanno a studiare nelle università, soprattutto anglosassoni, Inghilterra e Stati Uniti d'America, e le buone idee se le carpiscono loro. Evidentemente ci stanno delle motivazioni dietro che non si possono ancora sapere. Allora, passiamo un attimo a qualche domanda. Intanto Mario ti chiede dell'euro digitale. L'euro digitale, allora partiamo dal presupposto, io 20 anni fa, veramente in anticipo perché ero preso per pazzo, quando parlavamo di nuovo ordine mondiale, che cosa era il nuovo ordine mondiale? Governo unico mondiale, esercito unico mondiale, religione unica mondiale e moneta unica mondiale solo digitale, eravamo presi per pazzi. Naturalmente il tutto impiattato con un microchip sotto pelle a ogni individuo, lì eravamo derisi quando dicevamo quelle cose. Oggi dal microchip siamo passati ai nanochip, quindi il controllo anche lì, ma vediamo che oggi è attualità. Quando parliamo di euro digitale o parliamo di moneta elettronica solo digitale, è quella a cui mirano, è normale. Allora, nella guerra soprattutto monetaria che si sta portando anche tra quel mondo multipolare che è voluto dal presidente Putin e quel mondo unipolare voluto dall'usurocrazia e del globalismo, ora dobbiamo stare attenti all'evolversi di questa battaglia di geopolitica internazionale.
l'euro digitale sarà un'ulteriore tappa di quella moneta unica mondiale, che non è detto che riescano a raggiungerlo, quell'obiettivo finale, perché vediamo che un mondo multipolare è molto più ampio di quello che i globalisti oramai credono. Non c'è solo Putin, c'è il BRICS, c'è sta un insieme di tanti altri stati, tanti altri popoli che stanno rifiutando quella moneta, anche parlando in maniera cartacea, se vogliamo, del dollaro e del petrodollaro. Quindi cosa significa questo? Che anche l'euro, attualmente anche cartaceo, oppure anche digitalizzato, fondamentalmente per adesso sta dominando sempre la moneta, in buona parte del mondo, quella moneta rappresentata dal dollaro, cioè dal signoraggio del dollaro e dal petrodollaro. L'euro ha alla base poi il dollaro e il petrodollaro, perché con l'euro non si può comprare il petrolio, per fare un esempio. Bisogna sempre convertirlo in dollari. L'altro ulteriore passaggio, che può essere poi elettronico, invece quello è un altro, come dire, un altro tassello del puzzle. Cioè la moneta elettronica in tutti i modi mirerà al nostro controllo totale su ogni individuo, che sia poi euro o che sia poi dollaro o che sia un'ulteriore moneta globalizzata solo digitale, quella sarà, diciamo, l'attuazione del controllo totale su ogni individuo. Poi naturalmente abbinato, come dire, se vogliamo, al controllo della coscienza umana attraverso nanotecnologie. Quello è un altro paio di maniche, però. Ok? Quindi la moneta elettronica è una cosa indipendente rispetto, ripeto, al dominio di una moneta, quale essa sia poi, della nazione di riferimento che sta dominando, o del deep state che in questo momento sta dominando il mondo occidentale. Non so se sono stato chiaro, ok? Cioè, una cosa è la potenza di una moneta, quale essa sia, sia in maniera cartacea o elettronica, e un'altra cosa è comunque il potere di una moneta su ogni individuo, che sia poi solo elettronica. Allora, rispondiamo anche a Lorenzo, che ti chiede, vorrei chiedere a Cosimo se non è meglio ripartire con la politica locale, comuni o regioni. La democrazia parte dal basso, la giunta comunale spesso li conosciamo tutti. Allora, va benissimo questo, però ricordiamoci sempre una cosa: come in alto così in basso, cioè come in cielo così in terra. Cioè, noi non possiamo pensare, è una battaglia sinergica che deve essere combattuta su tutti i piani. Non possiamo pensare di vincerla solamente, anche essendo molto importante, solo sulla territorialità, perché poi subisci tutte le influenze di che cos'è la politica regionale, nazionale, europea e globale. Quindi fare politica solo a livello comunale, poi non arrivano i denari, perché ci sta questo, perché ci sta quel vincolo, poi ci sta, cioè non riesci a fare politica senza denaro pure. Allora, che a livello di comunità bisogna anche lavorare con delle monete complementari? Sì, bisogna fare tutto questo, ma contemporaneamente bisogna lavorare a livello nazionale, a livello europeo e soprattutto, come dico sempre, a livello spirituale e a livello umano, perché i problemi che abbiamo hanno alla base questo abbattimento dei nostri valori, tradizionali. È chiaro, quindi dobbiamo lavorare su più fronti, su tutti i fronti, nessuno escluso. Allora, Cosimo, notizia anche di queste settimane è stata la sentenza della Corte Costituzionale, che ha sancito che l'obbligo vaccinale è legittimo. Guarda, la sentenza, in effetti, ascoltando anche altri legali, è stata un po' ambigua, come dire, una via di mezzo, nel senso che in quel periodo ha fatto capire, no? È stato necessario. Non si è espressa in maniera palese dicendo che è necessaria sempre o che sarà sempre. Come dire, sappiamo bene che poi la Corte Costituzionale, da chi è stata piazzata, da chi viene eletto, da chi vengono eletti i giudici? Da quei politici asserviti al sistema, da parte della Presidenza della Repubblica, e, cioè e poi da una, come dire, da un sistema giuridico, cioè dal sistema dei giudici, che oramai sono politicizzati, no? Dalla magistratura politicizzata. Ecco, come dire, sono stati messi lì da loro, che fanno? Possono andare contro? E questa sentenza ha tutelato coloro che si sono mossi in questa linea, per dire, da Draghi, da Conte,
dal ministro Speranza, li ha tutelati. E per giunta dico no, per noi è assurdo, dopo che anche un'alta dirigenza della Pfizer ha denunciato, cioè ha dichiarato dietro domanda diretta, ma guardi, noi non ci è stato mai chiesto di testare il vaccino contro la divulgazione del virus, non c'è stato mai fatto un test, non è stato mai testato, ecco, benissimo, quindi cosa dobbiamo pensare noi? Che Draghi, quando ha detto non ti vaccini, ti ammali e muori, non ti vaccini, ti ammali, fai ammalare e fai morire, è una gigantesca, colossale fake news in questo caso, sapeva? A parer mio sapeva che i virus non erano testati, non lo so, e sta di fatto che questo è un dato storico che voglio dire rimarrà nella storia, e gli storici del futuro riporteranno a galla delle verità in un periodo drammatico dove abbiamo raggiunto dei livelli di infamia tale che, come dire, è di discriminazione e di odio sociale tremendo. Quindi attendiamo con pazienza tutto quello che uscirà fuori, e voglio dire, noi, senza lasciarci colpire in maniera negativa da tutto ciò che sta accadendo, affrontiamolo, voglio dire, con forza e con energia, e mi duole dirlo, nel senso, cerco di incentivare sempre anche con quella giusta positività, cioè lo spirito del guerriero, dico sempre, è quello di combattere senza combattere, cioè dobbiamo combattere con grinta, senza odiare e senza somatizzare questi dolori. Non è facile, io lo capisco, però questo è l'essenza per riuscire ad andare avanti. Non dobbiamo somatizzare e interiorizzare tutte queste cose drammatiche che accadono. Quindi, come dire, non diamo anche false speranze che puntualmente sono tradite e che ci indeboliscono. Quindi vediamole lì con un senso un po' di distacco, è chiaro? Vediamo sempre il lato positivo, magari distaccandoci emotivamente da quello che ci accade, e andiamo avanti con grinta e caparbietà, con la forza della verità. E comunque, al di là della sentenza, nessuno potrà mai impedirci di essere liberi, cioè almeno per noi. Guarda, dici una cosa che io condivido pienamente: la libertà è una condizione intrinseca dell'anima, ok? Tu puoi essere chiuso anche in una stanza, ma se sei un'anima libera, riesci a volare anche chiuso in una stanza, magari messo in un carcere. Cioè, è un pensiero che va notevolmente verso il trascendente, intendiamoci. Però effettivamente la libertà è una condizione dell'anima. Nessuno potrà mai impedirmi di fare cose che la mia anima ripudia. E quindi, alla fine... Allora, Cosimo, tu sei un esperto di politiche monetarie e promotore della dottrina auritiana. Da anni comunque sei impegnato nel diffondere la colossale truffa che si cela dietro la creazione della moneta. Sei spesso invitato come opinionista in vari programmi TV, radiofonici, web TV, e sei sempre più in giro per varie conferenze dove presenti anche i tuoi libri. Come la vedi le persone che partecipano a questi incontri? C'è questo risveglio? Allora, io l'ho detto sempre, nel momento in cui si è scatenata la pandemia, tante persone, tante anime sono scese dalla ruota del criceto, ok? Quindi c'è stato un risveglio generale. Naturalmente c'è stato anche una sorta di shock. Tante persone poi si risvegliate, ma non hanno compreso l'importanza del periodo epocale che sta accadendo oggi. Come dire, si è aperto un grandissimo portale, se vogliamo, energetico, dove chi ha avuto il sentimento di volersi realmente risvegliare e non cadere nell'odio, sicuramente avrà un'evoluzione spirituale. Tante altre persone, che anche dalla nostra parte, per dire, che hanno capito il grande inganno, sono rimaste ingabbiate però in quell'ulteriore gabbia dell'odio. Ecco, lì mi dispiace, non ci potrà essere mai un'evoluzione se rimani radicato nell'odio, nel rancore e nell'odiare anche in questo caso l'avversario, perché ti porta verso le basse frequenze e ti porta ad essere mangiato da quelle entità oscure che pervade tutto il sistema, come ci stanno quelle anche della luce. Quindi, e questo grande portale o ti porta verso l'evoluzione o ti fa cadere giù.
Quindi quando dico anche non leggete 100 notizie negative al giorno e le somatizzate, andate in depressione e il male penetra dentro, nel senso che vi logora, vi fa star male. Quindi il male non lo puoi sconfiggere trattenendo il male tu all'interno. Ma questo, badate bene, non significa che non devi combatterlo con determinazione e con grinta, ma devi combatterlo con determinazione, grinta, con la forza della luce, della verità e sempre con un sorriso, se vuoi. È chiaro? Quindi è importante questo atteggiamento nella nostra battaglia. Quindi ho trovato tantissime persone ancora oggi, sono reduce da 2 tour pienissimi in tutta Italia. Certo una cosa, le elezioni hanno portato una sorta di, di demotivazione un po' in tutta Italia, ma io sto vedendo che piano piano sta risorgendo tutto. È normale, è come dire, abbiamo preso dei pugni, li abbiamo accusati, siamo caduti, ci siamo messi al tappeto, siamo caduti al tappeto, ma ci stiamo rialzando tutti. E da gennaio ripartirò, fine gennaio, già con un altro tour pieno di date. Quindi, ripeto, c'è entusiasmo. C'è stato domenica che hanno fatto un'altra bella manifestazione, non sono potuto andare, nonostante ero stato invitato, ad Aviano, dove ho contribuito con il mio video che ho inviato. Cioè, piano piano c'è una sorta di risveglio. Però, come dire, siccome c'è stato un po' anche di libertà concessa, come dire, tante persone, come dire, si sono un po' accasate. Ah, oramai posso fare questo, posso fare quello. Sbagliato significa abbassare la guardia. Perché tra un po' riparteranno, peggio di prima ripartiranno. Non dobbiamo abbassare la guardia, sempre alta, e continuare le nostre battaglie senza accasarci troppo, senza rilassarci troppo. È chiaro, perché la battaglia per il contante, la battaglia su altri piani sono portate avanti in maniera determinante dal sistema. E accennandoci pure prima al discorso della corrente elettrica, delle bollette che sono altissime, tutto questo fatto era già programmato in anticipo, l'iperinflazione, il crollo. Ragazzi, manteniamo alta la guardia e continuiamo le nostre battaglie, perché se no, ripeto, poi quando arriva la vanga colpisce sempre tutti. Non facciamo, cioè impariamo dalla lezione del Covid, che noi prima, scusatemi, io non è che dovevo aspettare il Covid per girare, giravo già da 15 anni l'Italia, solo che eravamo voci che gridavano nel deserto. Dobbiamo capitare sempre allo stesso modo? Non lo so io, lavoriamo duro e cerchiamo di fare qualcosa di positivo, anche se ora le cose sono meno stringenti rispetto a prima. Questo è un incentivo che sto facendo, sto lanciando questo messaggio come incentivo. Non so se è stato chiaro, Daniel. Allora, tra l'altro sta per uscire anche un tuo nuovo libro, Apocalypse Tempore, che è il... l'atto conclusivo di una trilogia che unisce in un unico romanzo sia la moneta di Satana che la caduta dell'ultimo impero, completando la storia con un finale. Grazie di cuore, Daniel, per averli citati, per aver citato il mio nuovo romanzo, staccato un po' con la saggistica, mi sono voluto dedicare un po' alla fine di quest'opera, e che effettivamente io a rileggerli, a rivederli, io la moneta di Satana ho cominciato a scriverla nel 2008, immagino un po', a rileggerlo oggi mi sono venuti i brividi, sia la moneta Satana che la caduta dell'ultimo impero, cioè avevo anticipato realmente di tantissimo i tempi, ma non è perché io fossi, voglio dire, un veggente, no, conoscevo i meccanismi, come operava il sistema. E allora, come dire, no? Come ha insegnato Sun Tzu nell'arte della guerra già 2500 anni fa, diceva: conosci il tuo nemico e non conosci te, hai il 50% di possibilità di vincere una battaglia. Conosci te e non conosci il tuo nemico, hai il 50% di possibilità di vincere una battaglia. Conosci il tuo nemico e conosci te, hai vinto la tua battaglia al 100%. Non conosci te, non conosci il tuo nemico, hai perso la battaglia al 100%. Io, grazie a Dio, anni addietro, conoscevo il mio nemico. Grazie a Dio, conoscevo anche le mie peculiarità. E cosa ha fatto sì che ho vinto, tra virgolette, la mia battaglia? Nel 2011 io avevo già pubblicato la moneta di Satana. L'avevo già pubblicata e andavo in giro per l'Italia a denunciare queste cose, la moneta debito, tutto ciò che accadeva.
Quando arrivò Monti nel 2011, io mi occupavo di progettazione per interni, avevo uno studio e lavoravo, era anche mio. Arrivò Monti, chiamai la mia commercialista e dissi: chiudi immediatamente la partita IVA perché per l'Italia è finita. Ho anticipato quello che stava accadendo, poi che sarebbe accaduto 10 anni dopo, anche con la pandemia, di 10 anni. Ho avuto 10 anni di preparazione, perché da lì poi ho continuato a scrivere saggistica, andare in giro per l'Italia a denunciare tutto quello che accadeva, in modo tale che poi sono arrivato al momento clou preparato. Tutti noi dobbiamo prepararci. Ecco, ora ho fatto una sintesi della motivazione, la motivazione per la quale ho scritto quei libri, perché volevo contribuire a denunciare le malefatte dell'usurocrazia. Oggi mi sono ridedicato a questo, perché con questo nuovo libro, il nuovo romanzo, facilmente divulgabile, perché l'idea del romanzo è stata quella di rendere facili e appetibili da leggere anche sotto un ombrellone l'estate, magari un romanzo che può piacere a un adulto e a un ragazzo, dal traio thriller con una storia vincente. Ecco, è questa la strada che ho utilizzato un po' per combattere quella propaganda del sistema e dell'ingegneria sociale che hanno influenzato le masse in tutti i modi. È stato il mio modo di fare e l'ho riproposto oggi completato, dove nella terza parte, il tempo dello svelamento, perché lo svelamento sarebbe l'apocalisse, che significa volgarmente rivelazione, però rivelare significa anche ricollocare un altro velo, come termine non mi è mai piaciuto, quindi io amo dire tempo dello svelamento, cioè si toglie il velo, quindi sveliamo delle verità che si stanno manifestando a tutti e stanno cadendo tutte le maschere. Ecco, in questa terza parte, in maniera sintetica, sono partito, diciamo, da un testo sacro che è quello della Bibbia, dalla Genesi fino ad arrivare poi all'Apocalisse di Giovanni, però con una storia, la storia dell'essere umano, che conclude sia la storia dei nostri protagonisti all'interno dei primi due romanzi, e che faccio capire e dico che tutte le storie di ogni essere umano sono tutte importantissime, tutte hanno contribuito alla storia di quella bellissima avventura che è quella della vita umana. E quindi, come dire, cerco di svelare, secondo il mio punto di vista, questa storia umana fino ad arrivare all'epilogo finale, che sarebbe quello appunto dello svelamento, dove per chi ha fatto un percorso animico di un certo tipo riuscirà a vedere un altro mondo, un mondo migliore. E per chi fosse interessato all'acquisto, basta andare sul tuo sito, mettiamo anche il link nei commenti, e le ordina direttamente dal sito. Sì, grazie di cuore, lo può fare direttamente da me. Si ricordi che chiunque lo ordina, cioè se lo ordina direttamente da me, non parte una copia di qualsiasi libro con dedica, quindi con me sono tutte copie che partono con dedica, e tutti i miei lettori hanno un filo diretto con me, rispondo a tutti, scrivo a tutti, poi lo possono ordinare anche tramite il mio editore, tramite altri sistemi, però sappiano che chi lo ordina direttamente da me, come tutti gli altri libri, aiuta ad autofinanziarmi direttamente. Allora, Cosimo, siamo quasi in conclusione, ma c'è una domanda che arriva spesso negli ultimi tempi, negli ultimi mesi delle dirette, cioè è sempre arrivata negli ultimi 2 anni, però ora arriva con più voglia di sapere la verità, perché dopo le elezioni sono cadute molte maschere, l'abbiamo detto anche prima, ma ci sono stati anche esponenti del fronte del dissenso. Tu hai parlato prima di litigi interni, però ci sono stati un po', io ne ho avuti alcuni in diretta, che hanno fatto anche nomi e cognomi dei cosiddetti infiltrati. Ora io non ti chiedo di fare nomi e cognomi di infiltrati, però è arrivata una domanda, rispondi come ritieni opportuno. Silvania ti chiede: ci dai degli indizi per capire chi sono gli infiltrati del sistema nella libera informazione indipendente? Allora, ecco, questa domanda è bellissima e ringrazio chi l'ha fatta. L'ha fatta Silvania? Vedo, forse, se vedo bene? Ok. Allora, io lo dicevo anche sul palco, l'ho detto un paio di volte su più di qualche palco. Una volta, mi ricordo sicuro, l'ho detto a Torino, con un palco che stava montato davanti a 5.000 persone. Io dissi una cosa in maniera specifica. Noi dobbiamo far sì che, come in un sistema organico,
deve formarsi, si devono formare gli anticorpi per riconoscere gli infiltrati, i traditori, infiltrati e traditori. Cioè, dobbiamo riconoscerli, non c'è altra strada. Quindi ci dobbiamo fare gli anticorpi, perché gli infiltrati e i traditori non si potranno mai, mai, mai evitare che non facciano il loro lavoro. Sempre ci saranno. La storia ce l'ha insegnato sempre. Giuda ha tradito Gesù Cristo, Cesare è stato ammazzato tramite un complotto. Complotti con traditori è piena la storia e sempre ce ne saranno. Chiaro? Noi dobbiamo sviluppare un sistema organico che li riconosca. Come riconoscerli? Io ho scritto un articolo, dobbiamo sviluppare quel senso del sentire. È finito il tempo delle parole. I sofismi, i sofisti, siamo pieni di questi sofisti che già dall'antica Grecia Socrate combatteva, che attraverso la retorica riescono a portare gente a sé. Quindi, come riconoscerli? Si riconoscono innanzitutto se tu riesci a sviluppare il senso del sentire. Sentire, guardare negli occhi, percepire l'anima di un individuo quando tu ce l'hai di fronte, quando ci parli. Se sta dicendo la verità o se sta dicendo una menzogna. Questo cosa significa? Non significa che io o tu, Daniel, che abbiamo anche un certo livello, voglio dire, siamo perfetti. Come dire, magari abbiamo dei sospetti. In quel momento che c'è il sospetto, tu non devi condannare a zero quella persona, perché un sospetto non ti porta ad una prova immediata. Magari quell'uomo lì, in quel momento, sta lavorando anche per il bene, sta lavorando. Quindi, come dire, sta portando avanti una battaglia che in quel momento è funzionale al sistema stesso, di verità, e magari con il suo contributo la sta divulgando. Quindi qual è uno dei meccanismi chiave per riconoscere e capire? Nel momento in cui un uomo opera poi in maniera contraria a quanto diceva, ecco, in quel momento bisogna avere il coraggio di dire no. Cioè, cosa significa questo? Non prendere mai per partito preso nessuna persona, nessuna, anche una come me. Io dico sempre anche ai miei seminari, mettete in dubbio tutto quello che dico. Io non devo essere, come dire, il pifferaio magico di nessuno. Io non devo organizzare nessuna, tra virgolette, setta, nessuna, non sono il guru di nessuno, io non voglio essere... Tutti voi dovete essere i leader di voi stessi e ognuno di voi deve fare il proprio percorso individuale, spirituale e animico. E che sia chiaro questo. Quindi, come riconoscere queste cose? A volte la strada per l'inferno è lastricata anche di buone intenzioni, però bisogna avere la lungimiranza di capire quando un uomo poi sta lavorando solo per il suo ego. Di solito chi ha queste maschere molte volte ha un atteggiamento, in pubblico si manifesta in un modo, magari nel privato ti accorgi che ha degli atteggiamenti diversi. Allora ci vuole a volte un po' di tempo capire, ma è una sua indole, è una sua pecca, magari un suo lato negativo voluto dal suo comportamento, oppure è un suo lato magari portato avanti in un determinato modo perché lo sta facendo con strategia. Ecco, bisogna cercare di sviluppare quel senso del sentire, bisogna capire. Però al momento opportuno che si è capito, bisogna avere il coraggio di fare un passo indietro e abbandonare quella strada o quell'uomo o quella leader che al momento si è voluto seguire, chiaro? Quindi bisogna essere sempre, una frase di Gesù Cristo è quella: siate docili come colombe, ma astuti come serpenti. Cioè, bisogna sì essere buoni, mettere sempre la buona fede nei confronti di tutti, però sempre con una certa attenzione, ok? Nei particolari, ripeto, anche quando uno ha l'abitudine di parlare in privato, se parla in un determinato modo o se parla male, perché quando parla in un determinato modo, parla male, critica e si agisce magari poi nel dividere e magari in maniera pubblica parla dicendo per unire, qualcosa cozza. Tempo al tempo, ripeto, ogni verità prima o poi esce fuori. Sviluppate il senso del sentire, ok? Con intento puro. E ognuno di voi deve svilupparlo come meglio crede. Però ci stanno le strade per poterlo sviluppare. È un lavoro
metodico che ognuno deve fare su di sé. Lorenzo, secondo voi l'inflazione ci renderà sempre più poveri e di conseguenza saremo più ricattabili dallo Stato? L'inflazione tende a renderci sempre più poveri perché si perde potere d'acquisto con la moneta e i prezzi aumentano. Quest'iperinflazione era già programmata, ma era risaputa che sarebbe accaduto perché hanno creato denaro a iosa, che non hanno avuto nessun controllo delle banche centrali, perché dopo le è un castello di carta che sta crollando già da anni e quindi l'hanno iperinflazionato loro, cioè i creatori del denaro, quindi sapevano che avrebbe portato a questo. Ci renderà più schiavizzabili? E se non ci tuteliamo, sì. Ecco, se non ci tuteliamo, sì, perché diventando sempre più povera, un uomo povero è più ricattabile. Però se mantieni forte la tua libertà, il tuo senso di libertà e di combattere, in quel caso può scatenare in te e in tutti noi una voglia di reagire. E quindi muoviamoci e continuiamo a reagire. Però se siamo succubi di queste azioni, le accusiamo solamente senza difenderci o senza anticipare l'attacco dell'avversario, è da anni che parliamo di questa iperinflazione, è da anni che diciamo che sta crollando, è chiaro, che poi magari non significa che crollerà del tutto, perché questo si pensava anche quando è caduto, come dire, la copertura aurea nel 71, quando ci fu la fine degli accordi di Bretton Woods, tanti economisti dissero che stava crollando tutto, poi siccome molti interessi economici e avevano preso tanti stati, continuò a mantenere in piedi il sistema a dollaro e poi col petrodollaro, e l'economia non crollò. C'è anche da dire che magari questi globalisti usurocratici perderanno la battaglia e magari scenderanno a compromesso con quel mondo multipolare. In quel caso, l'iperinflazione che porterà al colossale crollo totale magari non avverrà, perché ricordiamoci una cosa, che se avverrà un crollo colossale, come tanti di noi abbiamo tante volte detto che siamo a rischio, non è che perderanno solo i piccoli, è chiaro, perderanno tutti, perderanno, eh? Quindi ci sarà un collo colossale per tutti e quindi anche loro hanno interesse a mantenere, poi magari a riprendere un certo equilibrio. Ora per ora stanno lottando per mantenere l'egemonia globalista. Se non ci riusciranno, dovranno scendere a compromessi, perché credo che anche in quella parte dell'Occidente dominata dal mondo luciferino, che ha denunciato anche Putin, dominato da una setta satanica, ha detto testualmente, può darsi che magari si ravvedano e scenderanno magari a qualche compromesso. Per il bene di tutti, io mi auguro che ci sia questo compromesso, perché la guerra nucleare non conviene nemmeno a loro, non conviene. E dall'altra parte c'è chi sarà come a dire, avrà il coraggio di affrontarla e di pigiare anche il pulsante. Io me ne sono accorto da un'azione che hanno compiuto. Quando è caduto il missile è stato un sintomo che mi ha fatto pensare questo, a torto o ragione, non lo so. Quando è caduto il missile in Polonia, ti ricordi, Daniel, no? Subito Zelensky, ah, sono stati i russi, immediatamente, sia Biden, immagina tu Biden che cosa conta, è un uomo messo lì dal Deep State, quindi per conto del Deep State, e sia anche il premier polacco, hanno subito immediatamente quasi smentito quell'azione, che non erano stati i russi, no, hanno detto dobbiamo indagare, dobbiamo vedere, e poi in effetti era stato un missile della contraerea ucraina. Vabbè, si è chiusa tutto subito la cosa, ma questo ci fa capire una cosa, che se avessero dato subito spazio a questa ipotesi e il missile era russo caduto in Polonia, la Polonia fa parte della NATO, quindi è come se fosse stato attuato un attacco diretto alla Polonia. In quel caso la NATO sarebbe stata costretta ad intervenire, ad allargare il conflitto diretto con la Russia. Ecco, da questa mio pensiero ho detto, hanno fatto subito marcia indietro, hanno avuto timore di quel fatto lì, hanno avuto un enorme timore. Ecco perché mi ha fatto capire, vedi, conosci il tuo nemico, come dice Sun Tzu, capiscilo fra le righe, guardalo negli occhi, capisci se sta commettendo magari un'azione per paura. Ecco, io ho notato un po' la paura nei loro occhi e da questo punto di vista vuol dire che hanno paura che un conflitto si allarghi a livello globale da un punto di vista
della battaglia nucleare. Ecco, quindi a volte sono buoni segni questi. Però questo non significa che noi in Occidente non subiremo tutto quello che stanno portando avanti, il grande reset, l'iperinflazione, perché fino al 2025, io da sempre dico queste date, 2025 è il peggio del peggio, fino al 2030, agenda anche 2030, che ci porteremo poi lo strascico della coda. Ecco, per me queste sono le date. Non le posso fare in maniera profetica perché non ho la sfera magica, però per adesso tutto si sta indirizzando in questo. Quindi prepariamoci ad altri 2 anni duri, ok? Non abbassate la guardia. Le piazze le dobbiamo riempire, perché anche le piazze sono servite. A chi dice che non sono servite commette un grande errore, ok? Sì, ed è risposta anche ad Annalisa, perché chiedeva cosa consigli di fare, sono adesso collegata, e risposto fin dall'inizio su quello che è importante fare. Hai detto una cosa giusta, perché le piazze qualcuno le ritiene che siano state inutili, invece sono state comunque utili anche per creare massa critica, ma anche per conoscersi, perché molte persone si sono conosciute e si è creata anche una rete di persone e anche una rete di amicizie, di resistenza a distanza. Dici benissimo, Daniel, e diciamo anche soprattutto questo fattore umano che ha unito tante persone, benissimo. Ma anche se non sembra, anche se i mass media ci hanno ignorato, ci hanno fatto passare per quelli del peggio, per i comodi loro, effettivamente però abbiamo bloccato un sistema che non è riuscito ad andare oltre. Io dico sempre, c'erano già i campi FEMA organizzati, noi eravamo milioni, coloro che si sono contrapposti a quel sistema. Anche, ripeto, se i mass media ci hanno voluto far credere che eravamo pochissimi e ci hanno ridotto poi solo a 8 milioni, eravamo molto di più, molti di più eravamo. Quindi anche le piazze sono servite. Certo, chi voleva che le piazze avessero portato a un decadimento totale del sistema commette anche un grande errore di, come dire, di superpotenza. Non possiamo pensare questo, eh? Il sistema sta ai suoi sgoccioli, ma sta mostrando tutte le sue unghie e tutti i suoi artigli. Quindi, ragazzi, cioè, questo è il periodo più debole loro, nel senso che si stanno manifestando. Il male lavora sempre bene nelle sue camere oscure ed è alla massima potenza quando lavora nelle sue camere oscure, poi quando rimane, lavora nascosto. Quando esce fuori, si sta smascherando perché esce alla luce, però diventa anche più pericoloso, nel senso che mostra i suoi artigli. I suoi artigli, qual è? La sua dittatura, è chiaro? La sua voglia di controllo totale attraverso la forza, perché non riesce più a gestirlo poi ma come dire, è l'ultima fase del suo potere, è chiaro? Dopo quello ci sarà solamente la sconfitta, non ci sarà altra strada. Quindi in chiusura possiamo comunque consigliare di non abbassare la guardia anche in vista del 2023? Assolutamente no. Non bisogna mai abbassare la guardia, anche quando si sta a riposo, sempre guardia alta, ben alta e chiusa, sempre pronti a coprire i colpi, no? E poi questo non significa che dobbiamo chiuderci in noi stessi, quindi non avere la voglia del confronto, no. Poi uno stato di rilassamento, si può abbassare la guardia, si guarda e si può lavorare anche di astuzia, osservando, schivando, sai, in un atteggiamento come può essere da ring, no? Però al momento opportuno sempre guardia alta e osservazione, anzi può essere il momento migliore dove c'è un po' di rilassamento per capire gli errori fatti e per lavorare meglio su se stessi, ok? Lavoriamo profondamente, prepariamoci alle battaglie più dure, soprattutto lavorando sul nostro aspetto interiore, sulla battaglia interiore, perché tutto ciò che accade fuori principalmente serve a farci crescere. Ok? Quindi noi potremo affrontare un'ulteriore battaglia, anche più dura, se principalmente spiritualmente siamo pronti per affrontarla. E quindi cogliamo queste occasioni di, come dire, di rilassamento della battaglia diretta fatta sul campo, per, come dire, facendo una metafora con gli allenamenti sportivi, di allenarci in palestra per aumentare il nostro grado di abilità. Ok? Bene, allora siamo in conclusione, io invito tutti a condividere e diffondere la diretta, perché è importante che queste informazioni arrivino a più persone possibile. Le condivisioni sono l'unico modo che abbiamo per far arrivare queste notizie a,
a più persone appunto che le possano ascoltare e abbiano voglia soprattutto di ascoltarle. Cosimo, io ti ringrazio, è sempre un piacere. Hai detto bene, era già un po' che non venivi ospite da noi, ci risentiremo sicuramente per l'anno nuovo. Grazie di cuore, caro Daniel. Diciamo, approfitto di nuovo per salutare te e tutti coloro che ci hanno seguito e lancio un ulteriore appello: se qualora qualcuno volesse una copia del nuovo romanzo Apocalipsi Tempore, mi arriveranno le prime copie, credo, entro la fine dell'anno. Quindi, per chi vuole, può prenotare già una copia in anticipo e poi magari la spedirò. Purtroppo non riusciamo più prima di Natale. Veramente un abbraccio di cuore e grazie di nuovo, caro Daniel, anche per il tuo lavoro che fai e continui a fare con tanto impegno. Grazie. Buona serata a tutti e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, che comunque vedranno questa intervista in differita.